better know the truth from right. Those in the eyes of rangers are up on you. Any wrong to do he's gonna see. Perché voglio chiudere casa quando un Joker si tiene. When you in Texas look behind you. Cause that's where the rangers gonna be. It's me, Max! Ho preso una botta. And now, Cricket presents WWE SummerSlam Kickoff. Benvenuti alla live reaction di WWE SummerSlam 2023. Inizia adesso, in questo esatto momento, il kickoff. Buonasera a tutti, come state? And sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Perché non fai anche le reaction alle puntate di Raw e SmackDown? Mi piace anche dormire. E soprattutto lo fanno già Michael e Marco su Twitch. Canale Mike-Pepsi su Twitch. Che cazzo sono, la vostra scimmia ammaestrata? Cazzo sì. Stai fermo. Buonasera Michael, appena entrato in chiamata. Ciao, ciao. Da quanto tempo? Tu che hai questo brutto vizio, cazzo, praticamente, preferisci lavorare? Sì, sì, devo smetterla. Sono arrivato. Ma sei... Ragazzi, no, in realtà sono da Max. C'è un effetto strano perché io mi giro, però no, mi sa che tu sei indietro. Io sono più vicino al computer. Aspetta. Sì, siamo solo un po'. Sono un po' più avanti, così non ci. Stiamo a vedere se ci sarà anche un tentativo di incasso, anche se in un triple threat è comunque abbastanza scomodo a livello logico. Prova però è comunque difficile attuarlo, perché comunque hai, oltre che la campionessa, altre due sfidanti che stanno lì a pestarsi i piedi e romperti anche un pochino le balle. Michael, rubagli lo sfondo, Michael, ora che puoi. Fai lo screen, ruba lo sfondo a Kirio. Moments later. Adesso vado da Kirio, poi posso andare... Il furto d'identità non è uno scherzo, Jim! Zitto, fammi sentire cosa da dire CM Punk. Grazie mille a Silvio Berlusconi. Buonasera ragazzi, come sapete sono morto, ma in realtà ho finto il mio decesso. Ora però ho bisogno di un bonifico da 5.000 euro per tornare in Italia dal Nicaragua. Mandateli a Tartufone Maialone chiocciola xxxx.sex. Lo sapevo che era Tartufone Maialone. No, già per partire però sì. Grazie del senza apostrofo aiuto. Viva Umberto Carrillo. So you think you could tell. Pronto per SummerSlam, sei carico? Oh. Abbastanza, sono curioso di vedere più che altro cosa si inventano, come usciamo da questo evento in generale, perché ci sono un po' di punti di storia interessanti, secondo me. And now, WWE SummerSlam. Deja vu, I just been in this place before. Higher on the street and I know. Ricordiamo che per chi ce lo sta chiedendo in live, nel riflesso degli occhiali di Kirio c'è il pay-per-view, quindi potete, se zoomate solo su di lui... Prima dovete abbonarvi, però. Certo. Ma perché ti devo anche pagare? Ma vaffanculo, va! Questo lo banno perché è un cretino. C'è lì, c'è lì. Non sta... la Madonna! Madonna! Solta parato e tornado diritti. E arriva un super lucky punch con tanto di tiro ha scansato come se stesse per colpire lui, scusa. Certo, power of the punch, esatto. Fatto... Se vanno avanti come penso che faranno... Devo rispondere a una persona in chat che ci chiede un sito pirata dove vedere SummerSlam. Paga sto cazzo di network e non rompere i coglioni.com. Sì. Spilla, investi, sbossa, compra, acquista. Proprio allunga il palmicchio con il denaro. Tra l'altro volevo far notare una cosa, che questa sera non c'è, però io devo far notare una roba che ovviamente sarà tagliata. Però, quando c'eravamo io e Max a controllare su Plexity i montaggioni arrivavano in orario. Coincidenze? Sì.
Capisco il racconto del match, ma mi sto un po' rompendo. È strano, è strano comunque. A me non sta spiacendo. Stanno sopprendendo la mancanza di stipulazioni con una storia del match. Sì, sì, esatto. No, magari lo l'hanno scelta apposta per raccontarti questa storia. Sì. Moments later. No. Lesnar lo blocca con un calcio. Lesnar evita l'attacco. Ma perché? Sarebbe scattata la squalifica comunque. Sarebbe scattata la squalifica? Crede di aver annunciato una stipulazione. Squalifica? Oh. Oh. No, no, no. Eh sì. Squalifica! Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. Crossroads? Crossroads. Sembra Hulk con i vestiti strappati. No, sì, no, 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 è caduto Lesnar. Lesnar ti manda una chiamata. Madonna, come le ha prese male le cose. Le ha prese malissimo. Sì, si accartoccia. Finita? Si accartoccia in maniera stranissima. Direi sì, uno. Porca vacca. Deja vu, I just been in this place. Quanto hype avete? Tantissimo, mi sto cagando addosso. Adesso Omos ribalta il ring a mani nude, dai. Se va a questa andatura, Omos arriva quando è finito. Eccolo. Vince perché arriva quando sono eliminati. Ecco, è entrato nel ring, ha già vinto. Ricordiamo il fratello malvagio di Santos Escobar. Maledetto Centrobar. L'opposto di Santos Escobar è maledetto Centrobar. Ecco, arriva l'eliminazione di Omos. No, Omos non lo può eliminare. Omos è troppo potente. No, non ce la fa. Non ce la fa. Omos è troppo potente. No, la voglia che ce la fa. No, ecco. Infatti arriva il ginocchio di bronzo di Omos. 12 seconds later. E braccio teso. E LA Knight va a vincere la Battle Royale dello Slim Jim. È il nuovo Macho Man. È lui, signori. Solo lui. 2 hours later. È LA Knight che arriva adesso. Ah no, è Bianca. Bianca ha rubato il posto di LA Knight. Sta stronza. Eccolo. È testimonial, è ufficiale. Negli anni a venire sì, soltanto LA Knight. L'hanno girata ora mentre appena ma tu mi dici, ma quindi mi stanno dicendo che già sapevano il vincitore? No, Michael, l'ha registrata adesso. È girata ora. La cosa migliore che ha potuto fare Ronda Rousey in tutta la sua carriera, soprattutto Cindy in WWE, è interrompere Corey Graves che sta facendo un po' un Michael Cole. Grazie. Eccola qua intanto, Kung Fu Ronda. Ronda è stata infettata dal virus di Malakai Black. Dici? Cioè, quale sarebbe? Sì, perdonami. Il truccasse tutta nera. Gli occhi, okay. Gli occhi neri. Non perdere gli un occhi occhio neri. Di base, ok, ok. Kirifu da clutch fa svenire Ronda Rousey, quindi vittoria per Shayna Baszler. Così. Gunther top 3 dei migliori campioni intercontinentali, sai che ti dico di sì? Ma sì. È facilmente uno dei migliori campioni intercontinentali della storia, ma in posizioni altissime della classifica tra tutti. Se batte il record dovresti anche diventare il migliore in assoluto. Sì. Beh, ma se lo gioca oggettivamente. Ma che c'entra Reigns, Federico? Stiamo parlando dei campioni intercontinentali. Che cazzo c'entra? Che cazzo volete dare? A parte che parliamo di... Il regno di Renko del Mali. Ma a volte sembrano perché... disconnessi dalla realtà. Sì, sentono discorsi a metà, parole che non coincidono. Svegliano. Detto questo. Il miglior meglio è quello di Ria. Detto questo. Ria Ripley, miglior campione. Ria Ripley. Conta. Te spacca la fessa. Bellissimo, guardate. Power bomba e uno, poi schiena a casa e vittoria. Gunther mantiene il titolo intercontinentale. Deludente, mi sembra di dire. Sì. Un pacco regali. Sì. Non so perché mi ridà un po' di vibes di Ray Joker, che era presidente Joker. Che a me dà più le vibes di Mugatu, non so perché. A me ricorda Ansel, va un casino quest'anno. Ansel. A me ricorda Antonella Clary Pia Sanremo. Il costume è quello del 2016. Esatto, il costume da Ben 10. Era quello del 2016 per sì. SummerSlam contro Balor. Sì. 2 seconds later. Al commento hanno detto che Rollins indossa non tanto quella roba allucinante che abbiamo visto prima,
ma ha lo stesso abito che aveva 7 anni fa quando ha vinto. Ma cazzo, Eric, ma ci ascolti? Sopra, da parte su America. Non mi sto ascoltando, se ho tolto le cuffie e l'ho rimesso. Ma l'abbiamo detto 2 secondi fa, cazzo. Eric, ma noi non lo sappiamo, vediamo una scritta con scritto le seghe. Le seghe. Noi non lo sappiamo. Che cazzo, dobbiamo sapere cosa stai facendo, perdonaci. Stiamo a vedere lo sboro Pippo. Esatto. Le seghe. Stai fermo. Vi ricordate un mese fa quando la gente diceva che Priest era un pippone che non meritava di vincere il Money in the Bank? Colpo di Priest. Pedigree. Puttana dai, porca puttana. Attenzione, attenzione, attenzione. Oh shit. Uno, due, 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 due. 47 seconds later. Colpisce in pieno. Sì. Vai, 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 vai. C'è schiena, l'uno, schiena, c'è schiena. Il due, due. Non c'è il tre. No. Non c'è il tre. Non c'è il tre. Sto bene, io sto bene. Fisicamente, mentalmente non so. Lascia la valigetta lì all'angolo. Ah no, lascia la valigetta lì. No, ci vuole lo stop. No, 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 no. Vittoria di Rollins con lo stomp sulla valigetta, lo sguardo di Priest. La faccia di Priest. Era mio. Comunque però il sondaggio vedo Asuka super, super favorita per i ragazzi in trust. Sì, sì. Anche io vado con Asuka. Ma anch'io con Asuka vado. Anche secondo me è il tipico match dove le altre due si inculano a vicenda e... No, potrebbe starci. Potrebbe però qui ci potrebbe stare anche l'incasso di io. Esatto. L'incasso non lo farei su Asuka. Sensational. Vedi che è gestito così tanto di cazzo che non so chi sono le face lì. Beh, sono tutte... In teoria dovrebbero essere babyface Charlotte e Bianca. In realtà... Esatto. È più Ilish. Bianca, sì, più Bianca è più babyface. Diciamo la verità, nel nostro cuore la babyface è Asuka e sì. Le altre due sono due che devono andare fuori dai colli. Bello, bella, bella la mista testa in giù. Asuka manca clamorosamente il calcio. Bianca, schienamento. Madonna, se la pinna. Bianca, Belair. Uno, due, tre. Bianca. Oh. Bianca Belair! No, che rottura di coglioni, ancora sta qua. Jeffrey Bezos. Dai, io. Godimento doppio. Vai. Ma che minchia è servito il regno di Asuka? Il match parte ufficialmente, oddio. Basterebbe soltanto il moonsault. Eh sì. Vai. Vittoria. Due. Yo-Sky, nuova campionessa. Yo-Sky. Meno male. Ancora nessun incasso fallito per le donne. E Yo-Sky è ufficialmente la seconda detentrice della valigetta più longeva, dopo Carmella. No, solo arriva dopo e poi arriva Jimmy. Jay solleva Roman, lo mette sulla terza corda. Why are we still here? Max, lo sento. Sono provato. Devastato, sono devastato. Ah, i miei piedini. Per ora lo splash. No, va super lo splash. Lo colpisce. Dai, Jimmy, dai, facci sognare. Lo colpisce. Colpisce. Uno, due, no, no. Chi è? Sto cazzo. È Jimmy. È Jimmy, no, sì, vabbè. Si vede che è Jimmy. Told you. È Jimmy. Cazzo fai, che Jimmy? Cazzo. Pezzo di me. A few minutes later. Vedremo, sapremo a SmackDown a questo punto. Intanto qua a SummerSlam il main event si conclude con Roman Reigns ancora campione WWE Universale e soprattutto ancora capo tribù della sua Bloodline. Io vi ringrazio per aver guardato la live reaction. Noi ci sentiamo il mese prossimo con Payback, il giorno dopo del mio compleanno, e grazie a tutti. Buonasera ragazzi, buonanotte. Eccomi qua. Ciao ragazzuoli, un saluto dal vostro caro King Montezico. Quando ti ritrovi di fronte a cotanta regalità, spesso tutti i riflettori sono su di te e hai bisogno di una persona che ti dia una mano, un consigliere. E quindi vi rivelo che la persona che è sempre stata al mio fianco ed è l'unica di cui mi fido veramente è proprio
il mio manager, Francis K. Quartz. Max, se ti stai chiedendo il perché di questa mia scelta, vuol dire che la tua grande memoria si estende solo a ciò che ti importa veramente. Ti rinfresco un attimo la memoria. Dove eri mentre io venivo distrutto da Red Scorpion sul ring? Perché io mi ricordo che il mio manager mi ha aiutato a tornare nel backstage, a medicarmi e mi è stato a fianco. Tu dove eri? Eri tra il pubblico a godere della mia sconfitta. Complimenti, è proprio così che si comportano gli amici. Ragazzi, questo è il creator che state seguendo da tanto tempo. E piano piano io vi rivelerò sempre più cose di lui, in modo che possiate capire chi è dalla parte del torto e chi no. Chiudo questo video dicendo che Max, caro Max, se pensavi che le mie sorprese erano finite qui, ti sbagli, perché c'è un'altra persona che presto ti pugnalerà le spalle. È solo questione di tempo. Ma nel frattempo ti lascerò crogionare nel dubbio e nella paura che prima o poi qualcuno ti tradirà, proprio come tu hai fatto con me. Alla prossima. No, ho detto di no, e non lo voglio fare. Vaffanculo, pezzo di merda. Vi è piaciuto il montaggio del mese? Mettete il mi piace e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati per i prossimi video. L'ho fatto, va bene? Adesso basta? Eh? Vaffanculo. Il montaggione è finito! Fate sapere al sindaco cosa ne pensate, se vi è piaciuto oppure no. Fateglielo sapere con un commento qua sotto. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo montaggione!